agonismo, c'è competizione a livello telaistico, a livello di gomme anche in alcuni casi, a livello motoristico, di piloti, di case costruttrici, appunto la competizione è portata ai massimi livelli, per cui il confronto si svolge in pista soprattutto, ma poi non va tralasciata nessun aspetto dal marketing all'advertising, alla comunicazione, quindi tutti gli aspetti sono fondamentali. E intanto vediamo che adesso Delli Guanti sta andando a vincere, vedremo se i due per il terzo posto si sfideranno in un ultimo duello, quindi mi riferisco a Sartori e Kaprisic. E Sartori è passato. Delli Guanti ha mostrato i muscoli recuperando dopo un infortunio alle prime staccate, secondo posto, poi per Sciure invece c'è stato Sartori che è riuscito a entrare davanti a Kaprisic e quindi terzo posto per l'italiano. Che bel finale di gara, incredibile. Alla fine sono stati davvero queste le differenze nei dettagli, nelle ultime curve, nei piccoli segreti tra l'uno e l'altra parte. C'è stata una fase quasi di studio, di attesa fino all'ultima curva e poi Sartori ha aperto il gas per lo spunto decisivo per guadagnare punti preziosi in classifica. Delli Guanti ormai lanciato verso il suo titolo, dovrà chiaramente confermarsi quando oggi pomeriggio ci sarà l'inversione di griglia, ma davvero Delli Guanti ha mostrato qualcosa di più, ha mostrato che anche nelle condizioni di incertezza dopo quello scontro tanti sarebbero veramente arenati, tanti non avrebbero recuperato. Delli Guanti ha fatto anche il vuoto ed ecco qua l'abbraccio, il 5 con il suo meccanico, un giovanissimo e contento Pietro Delli Guanti che si prende chiaramente adesso gli applausi. Si va verso allora il podio di questa gara Senior Rock, altra grande emozione, sorrisi. Pietro Delli Guanti, effettivamente la regia è tutta per lui, è questo ragazzo italiano meraviglioso che era partito in pole, è riuscito a staccare nonostante l'incidente che è accorso dopo i primi due giri, sembravano averlo tagliato fuori. Buon lavoro anche di Šurek secondo e grande impresa anche di Sartori. Adesso dopo la fase di pesatura si va verso il podio, classifica da parte della nostra grafica. Delli Guanti primo davanti a Šurek, poi Sartori, Kaprič, Šisko e Comanducci, questi migliori sei, davanti ancora poi a gli ultimi due connazionali cinesi che hanno concluso questa gara fantastica. E per gara 2 vedremo due piloti sicuramente esperti partire dalla prima fila, cioè Moncini e Müller. Bagarre che comincia con una sorpresa, parliamo quindi della Senior Rock gara 1 con Pietro Delli Guanti che è davanti a tutti, ma questo è il momento decisivo. Dopo neanche la conclusione di un giro, Delli Guanti viene toccato, ci sembra, da Comanducci, allora prende proprio lui la vetta per i primi tempi, poi un po' alla volta Delli Guanti si rifà sotto, c'è allora Kaprisch Matteus che deve vedersi il ritorno proprio dell'italiano. Davvero ha mostrato grande concentrazione, non si è fatto sorprendere, mentre alle sue spalle una bagarra per la lotta tutta polacca, nella quale comunque è riuscito a infilarsi l'italiano Francesco Sartori e dunque anche un Tony Kart che riesce a resistere per le ultime battute di questi giri in programma. Alla fine Delli Guanti ha fatto il vuoto e va a vincere poi al secondo posto appunto Šurek e al terzo superato con rabbia.
Che emozione questa pista, ci ha regalato davvero uno spettacolo nella gara appena conclusa, la Senior Rock, probabilmente ancora più emozionante di quella della Junior Rock. Pietro Deliguanti ha dato una lezione di guida a tutti i piloti. Peccato per l'italiano Comanducci che non è riuscito comunque a raggiungere il podio, si era riuscito a mettere il musetto avanti dopo il primo giro, dopo il primo contatto proprio su Deliguanti, si va comunque verso un podio a tinte tricolori, perché sul terzo posto c'è Francesco Sartori di Tony Kart, si è riuscito a infilare nella battaglia, è riuscito a battere Mateusz Kapris, rappresentato comunque dal suo connazionale Shurek, che quindi riesce a guadagnare punti preziosi rispetto a Scisco, ma il primo è ovviamente Pietro Deliguanti, che mette una seria ipoteca sul titolo tricolore, inno di Mameli dopo le coppe per lui. Noi ne approfittiamo per sentire le note dell'inno nazionale italiano. Celebrare dal punto di vista mediatico anche questo podio di gara 1 della Senior Rock. Noi ci prepariamo a passare in pista con la prossima gara 1 del